mi hanno incontrato degli operai fuori. Ha contribuito sempre. Quindi è degna di lode, ma non dimentichiamo questi signori che potrebbero finire male. Ho sentito gli applausi più forti, forse più sentiti, su due tue canzoni che hanno a che fare con il bene, povera patria e la cura. Abbiamo tutti bisogno di cura nell'ambiente in cui viviamo e interiore. Il fatto è che veramente non era immaginabile che il nostro fosse un paese così pieno di ladri, è questo che fa paura, capito? Poi la solidarietà che è importante, e ancora di più in questo momento, ecco perché anche la presenza del Vescovo vicino sempre a questi momenti difficili, che ci chiama noi che siamo posti a dirigere le istituzioni più vicine ai cittadini, ad avere l'amore e ad essere solidari per le persone che hanno bisogno, per quelle persone che hanno quella necessità di aiuto. E proprio con questa solidarietà e con questo passaggio richiamo quello che avevi detto prima tu, cioè questi dipendenti della Micron che stanno qua fuori, ai quali chiaramente va tutto il nostro affetto e tutta la nostra solidarietà, perché proprio perché loro stanno dimostrando questa fermezza insieme a tutte le istituzioni, all'organizzazione sindacale, riusciremo a salvare e a fare senso di questa stabilimento che è uno tra i più importanti, proprio tra i più importanti dell'Europa. Quindi è un patrimonio però proprio di eccellenza e di elettronica che va appunto. Riferendoci a quello che ha appena accennato il sindaco, lei proprio in quella conferenza stampa ha detto: io sto benissimo. Però soffro al pensare che tanta gente non mangia e che senza lavoro. E quindi in un certo qual senso mi unisco anch'io a quello che è stato appena detto. E siamo un po' tutti dentro questa vicenda della Micron e siamo un po' tutti dentro anche la grande lacerazione anche occupazionale che c'è nella nostra terra, pensiamo alla Coca-Cola, anche ad altre realtà. Franco, ovviamente, la vigilia di Natale, come tu sai, per noi cristiani è la messa di mezzanotte, no? La messa della Natività. Il Vescovo andrà a celebrarla dentro la Maica, dentro la Maica. E ovviamente non è una comunicazione, è anche un invito, ovviamente, un invito.